Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi. Oggi preparatevi perché è una puntata ricchissima, lo dico sempre. Parleremo del Drift, di Netflix al lavoro su una nuova serie di Pokémon, di qualche problema relativo a Pokémon Unite, ma non solo. Qui viene fuori un video gigantesco, quindi bando alle ciance. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social, in particolare TikTok. No dai, scherzo, perché mai dovrei aprire un account su TikTok? Se poi volete diventare dei real poracci al 100%, potete abbonarvi al Poreon. In cambio di un piccolo contributo mensile avrete accesso a ricompense esclusive come bloopers dietro le quinte e live poracce. Se vi interessa vi lascio il link in descrizione. Iniziamo! Ve l'ho detto, è una puntata bella ricca, quindi iniziamo subito con una serie di notizie a raffica. Capcom ha annunciato l'arrivo di un nuovo aggiornamento gratuito per Monster Hunter Rise che sarà a tema Okami. Ok, penso di essere uno dei pochi che non ha preso Rise. Purtroppo quello di Monster Hunter non è proprio il mio genere. C'è da fare però i complimenti a Capcom per come sta portando avanti il supporto continuo al titolo. E questo nuovo free DLC, che arriverà il 30 luglio, mi tocca nel profondo perché inserisce all'interno dell'hunting game Amaterasu, la divinità protagonista del leggendario action adventure Okami. Sono così tanto un fanboy del titolo che forse lo preferisco addirittura a Twilight Princess. Tranquilli, tranquilli, non uccidetemi. Pace. Zelda. E continuo a sperare che Emmy possa arrivare come ultimo personaggio del Fighter's Pass di Smash. Amaterasu sarà disponibile come set di armatura per il Kanine e sembra realizzato veramente bene. C'è anche Issun. A proposito di titoli fatti così bene che potrebbero essere stati tranquillamente realizzati da Nintendo, molti di voi sapranno quanto ho amato Astro's Playroom, una demo tecnica pensata per mettere in mostra le capacità di PS5 e del DualSense, che in realtà si è rivelata uno dei platform 3D più belli degli ultimi anni. Beh, i suoi autori, Tim Asobi, hanno pubblicato un annuncio di lavoro su LinkedIn per una posizione da game designer specializzato nella realizzazione di una varietà di livelli per un 3D action game. Che lo studio stia al lavoro sul seguito di Astro's Playroom o magari torneranno sulla strada dei primi esperimenti in VR proponendo il secondo capitolo di Rescue Mission. Non lo so, ma qualsiasi cosa ne uscirà fuori, sono curiosissimo di vedere la prossima produzione targata Asobi. Ok, torniamo dalle parti di Nintendo, perché c'è un aggiornamento per quanto riguarda le vendite di Skyward Sword. Superati tutti i dubbi iniziali sulla qualità della remaster e nonostante la barriera del prezzo pieno, questa riedizione in HD non ha convinto solo la critica, ma anche il pubblico, che ha premiato in tutto il mondo l'ennesima rimasterizzazione targata Nintendo con vendite stellari. Abbiamo già parlato di come Skyward Sword sia subito schizzato in vetta delle classifiche UK e giapponesi, ma anche in America i risultati sono incredibili. In soli 11 giorni su Amazon US il titolo si è già confermato come il secondo più venduto di Nintendo per tutto il 2021, posizionandosi subito dietro a Super Mario 3D World e davanti ad Animal Crossing. A questo punto non vedo l'ora di scoprire i dati di vendita complessivi quando saranno rilasciati da Nintendo. Secondo me Skyward Sword HD rischia di diventare uno dei titoli più venduti in assoluto della serie. Voi ne sareste felici? Ci sono poi due aggiornamenti di cui bisogna parlare. Il primo riguarda Animal Crossing. Nintendo ha annunciato che l'aggiornamento stagionale gratuito arriverà il 29 luglio, dopodomani. Se da questo non ci si aspetta nulla di radicale in termini di nuovi contenuti, in un secondo post l'azienda ha confermato che altri free update sono attualmente in lavorazione e sono previsti per il 2021. Una buona notizia, no? Voi state ancora giocando ad Animal Crossing? Cosa vi piacerebbe vedere implementato nel gioco più importante del 2020? Molto più inaspettato e random è stato invece l'annuncio di un nuovo aggiornamento per il firmware del 3DS, già disponibile da ieri notte o stamattina. Era dallo scorso novembre che la ormai defunta console di Nintendo non riceveva un aggiornamento, eppure il 3DS è ancora vivo e lotta con noi. Cosa aggiunge quest'update? Chissà, non ci sono patch notes, ma è probabile si tratti solo di uno stability fix. Se avete dei custom firmware, io starei in campana.
Ci siamo capiti. E se non sapete cosa giocare in questo periodo, in realtà su Switch sono arrivate due belle bombe. Le recensioni parlano chiaro. La critica ha promosso a pieni voti sia Nioh: The World Ends With You, sia The Great Ace Attorney Chronicles. Il primo è un JRPG di Square Enix, seguito di un titolo apparso per la prima volta su DS 13 anni fa e riproposto su Switch nel 2018. Tranquilli, potete giocare Nioh anche senza aver provato il prequel e aspettatevi un JRPG perfetto per chi ama la pop culture giapponese. Colonna sonora e art style sono semplicemente fuori parametro. Discorso simile per The Great Ace Attorney Chronicles. Per la prima volta vengono rilasciati in Occidente questi due prequel del brand Phoenix Wright in un'unica collection, e le recensioni parlano di quelli che probabilmente sono i migliori episodi della serie. Anche chi non è amante dell'impostazione visual novel potrebbe trovare due giochi estremamente interessanti. Io questi due consigli poracci ve li butto là, poi fate voi. E passiamo alle notizie del giorno. Ieri si è scatenato un bel po' di trambusto online, perché si è iniziata a diffondere sui social l'ipotesi che Nintendo avesse lavorato attivamente nell'ombra per risolvere il problema del drift. Purtroppo non è andata così, ma cerchiamo di ricostruire tutto quello che è successo. Allora, vi ricorderete che un utente YouTube, tale VK Channel, sembra aver trovato una soluzione amatoriale al problema del drift. Basterebbe aggiungere uno spessore di carta tra la base della levetta e la scocca del Joy-Con per aumentare la pressione tra le varie componentistiche ed evitare così che i sensori degli stick si allentino e inizino a registrare movimenti anche in posizione neutra. In tantissimi hanno riportato di aver riparato i controller difettosi con questo semplice metodo, ma ieri su Twitter un utente ha fatto un'interessante scoperta. Mario RPG Fan, grandissimo nick, ha deciso di aprire in via preventiva i suoi nuovi Joy-Con di Zelda per inserire da subito lo spessore di carta, cosa che non vi consiglio di fare visto che annullereste la garanzia. E cosa ha trovato all'interno dei controller? La presenza di due strisce di gomma piuma inserite proprio tra la scocca e la base dello stick. Internet è quindi esploso e tutti hanno iniziato a ipotizzare che Nintendo fosse arrivata alla stessa conclusione di VK Channel e avesse iniziato a inserire questi spessori per risolvere il drift senza stravolgere il progetto dei Joy-Con. È questo il caso? Purtroppo no. Come hanno fatto notare youtuber di grosso calibro come SpawnWave, queste due fasce sono presenti da tempo, almeno 2 anni, non sono affatto una novità recente. Il loro scopo è probabilmente quello di adattare la scocca all'utilizzo di stick diversi dai lotti originali, una sorta di spessore per compensare una struttura leggermente diversa. Insomma, per ora Nintendo non ha fatto proprio un bel nulla, e a conti fatti la soluzione di VK Channel sembra l'unica a funzionare a lungo termine. Voi l'avete provata? Novità anche sul fronte Netflix. No, stavolta non parliamo dell'ascesa in campo nel mercato dei videogiochi del colosso dello streaming, ma più che altro della possibilità che sia in lavorazione una nuova serie dei Pokémon. A lanciare lo scoop è stato Variety. Secondo la testata, Netflix starebbe lavorando su una nuova serie dei mostriciattoli tascabili, che si troverebbe però ancora nelle prime fasi di sviluppo. Non si sa nulla della trama, se non che la serie sarà scritta e diretta da Joe Henderson, già produttore esecutivo di Lucifer. Oltre ad essere una notizia abbastanza epocale, che però deve essere ancora confermata, va sottolineato che Variety parla non di una serie animata, ma di una live action. Insomma, l'impostazione che si è vista con Detective Pikachu, dove attori in carne ed ossa interagiscono con elementi in CGI, sarebbe alla base di questa serie. Il progetto è interessante, ma allo stesso tempo molto rischioso. Detective Pikachu alla fine lo possiamo considerare un esperimento riuscito, che ha saputo accontentare i fan, nonostante non si tratti di certo di un capolavoro. Ma con le produzioni televisive è sempre tutta un'altra storia. Già a partire dal budget, e in un prodotto che si basa principalmente sull'utilizzo della computer grafica, beh, queste cose fanno la differenza. Voi poracci cosa ne pensate di questo annuncio? Avete paura per un'ipotetica serie live action targata a Pokémon? E per chiudere la puntata rimaniamo in tema Pokémon, ma spostiamoci su Unite, il MOBA uscito la scorsa settimana. Il feedback dell'utenza è estremamente positivo, ma il progetto potrebbe nascondere qualche problema e sono gli stessi sviluppatori a chiedere l'aiuto dei giocatori. Timmy e Tencent stanno chiedendo agli utenti cosa ci sia di particolarmente frustrante nell'esperienza di Pokémon Unite. Gli sviluppatori hanno infatti aperto un sondaggio pubblico e anonimo dove richiedono il feedback dell'utenza. C'è insomma la percezione che il gioco abbia bisogno di essere tarato e, passato l'entusiasmo iniziale, potrebbero uscire le prime beghe.
Io ancora non ho provato Unite, ma voglio chiedervi una cosa specifica e sono curioso di leggere le vostre risposte nei commenti. Leggendo recensioni e test approfonditi, mi sembra di aver capito che Unite soffre dei classici problemi delle produzioni Tencent. Nonostante il gameplay sia divertente e anche assuefacente, tutta l'esperienza è limitata da un sistema di progressione che fa tanto affidamento sugli acquisti in game. E la presenza di numerose valute crea anche un clima di incertezza su come investire i propri soldi. Per molti, infatti, Unite non sarebbe un free to play, ma addirittura un free to start, se non un pay to win, richiedendo quasi fisiologicamente il ricorso agli acquisti in game per poter progredire a un ritmo normale. Voi cosa ne pensate? Passato l'entusiasmo iniziale, vi siete effettivamente resi conto di una struttura potenzialmente frustrante oppure continuate a giocare senza problemi? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto nei commenti. Sarò curiosissimo di leggere le vostre opinioni sulle notizie del giorno. Anche se non rispondo, vi leggo tutti, quindi fate i bravi, eh! Mi raccomando, nerdate forte e siate poracci, fino in fondo. Non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo video. Io sono il Poro Unite, Michele Drift, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa!